Ciao, buongiorno a tutti da Lanto. Rieccomi finalmente dopo mesi di latitanza con un nuovo video tutorial per voi. Sono stata assente, insomma, dal canale per motivazioni che voi già conoscete, mancanza di tempo e insomma, ho fatto un po' di mercatini. Poi la famiglia ovviamente assorbe la maggior parte delle mie energie, quindi insomma il canale ne ha risentito un po'. Esistono altri motivi per cui non ho fatto tutorial, dei quali però preferisco non parlarvi perché comunque questo mio canale è un canale di condivisione e non ho voglia di suscitare, insomma, polemiche. Mi sono presa un breve periodo di pausa, mi sono fatta anche una piccola vacanza con la famiglia, ho avuto modo di riordinare le idee. E quindi sono pronta per ripartire. A settembre ripartiremo con tutta una serie di tutorial per fare dei progettini miei che ho il piacere di condividere con voi. E nel frattempo, prima dell'estate, vorrei appunto spiegarvi un paio di cose che mi sono state da voi richieste. Cominciamo con questo video, richiestomi appunto da tante ragazze, che riguarda la lavorazione del punto bloccato. In inglese viene detto lock stitch, non è altro che una sorta di catena. Il nostro archetto, ma non archetto, nel senso che comunque non si inarca, ma viene bloccato, quindi rimane perfettamente diritto ed è questo il nostro punto annodato. Ecco, io ne ho realizzato, diciamo, questa sorta, insomma, di esempio che potrebbe essere, fra l'altro, l'idea per crearne un bracciale molto molto semplice. Quindi in questo video vi dimostrerò come poter lavorare questo punto annodato, ma non vi spiegherò alcun tipo di progetto. Ecco, questa è un'idea molto semplice che, se volete, potete riprodurre voi senza alcun problema. Ho lavorato praticamente dei cerchi contrari o split ring intervallati dal punto annodato che lavoriamo in questo modo. Io utilizzo ago spesso e filato spesso di modo che la visione sia un pochino più chiara. Ho lavorato un primo cerchio e andiamo quindi ad elaborare il nostro lock stitch. Quindi posiziono l'ago nel punto di chiusura del mio cerchio, lavoro mezzo nodo A, tengo ben fermo il mio mezzo nodo e sfilo l'ago. A questo punto voglio bloccare il mio nodino, il mio mezzo nodino, quindi inserisco l'ago. In questo modo lo faccio passare così, tiro, 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 punto a formarne un nodo che mi andrà a bloccare il mio mezzo nodo A. E così proseguo. Quindi posiziono l'ago nel punto in cui ho ultimato il mio nodino, il mio punto bloccato. Lavoro il mezzo nodo A, tengo ben fermo il lavoro, sfilo l'ago e blocco il mio mezzo nodo A inserendo l'ago in questo modo. Tiro, 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 in modo da fermare il mio mezzo nodo A. Quindi mezzo nodo A, sfilo il mezzo nodo dall'ago, lo blocco facendo passare semplicemente l'ago in questo modo. Quindi tiro, tiro, tiro,
E voilà, ho bloccato il mio nodino. E come vedete, si creano una serie di punti, l'uno dietro all'altro, quindi non si forma il solito archetto, ma la catena rimane praticamente bloccata, creando dunque questo effetto. Nulla. Questa è una prima lavorazione che mi avete richiesto in molte. Io spero di riuscire a fare entro l'estate un secondo video. Nel qual caso continuate comunque a seguire i miei tutorial, visto che nel canale ce ne sono tanti da elaborare. E ci vediamo a settembre. Scaldate i vostri aghi perché l'Anto è con voi. Ciao a tutte ragazze!